Siamo con l'avvocato Nicola Russo, presidente del comitato Taranto Futura, comitato appunto promotore del referendum della Magna Grecia, che si sta appunto impegnando per la raccolta di firme per il passaggio di Taranto dalla Puglia alla Basilicata. È passato tanto tempo dall'inizio, dallo start, e allora avvocato Russo, facciamo un po' il punto, il bilancio, qual è la reazione dei cittadini? È passato sì tanto tempo, però noi continuiamo a raccogliere le firme perché ne occorrono 15.000 e ne abbiamo raccolte, se non abbiamo fatto errori, circa 10.000, quindi questo è un messaggio che diamo al Presidente della Regione Puglia, 10.000. E quindi gli esiti di questo referendum non ancora concluso sono positivi, perché i cittadini stanno rispondendo e già il numero delle 10.000 firme lo dimostra, e i cittadini comprendono l'importanza della proposta economica del referendum, perché non è né partitica né politica, è una proposta economica, anzi di macroeconomia. Io dico di sopravvivenza di Taranto a questo punto. Infatti è una proposta per sopravvivere, e a questo punto io mi rivolgo ai cittadini tarantini, anzi li voglio guardare in faccia, cioè volete voi continuare ad essere fatalisti, sfiduciate, o vogliamo provare a cambiare le sorti di questa città e della provincia? Gli strumenti ce l'abbiamo, il referendum, per andare in Basilicata, perché noi abbiamo le infrastrutture come il porto e l'aeroporto di Taranto che possono essere utili, anzi saranno utili sia alla Basilicata, che non ha queste infrastrutture, e soprattutto alla provincia di Taranto, perché oggi a Taranto il porto è fermo e l'aeroporto è chiuso ai voli passeggeri. Ecco, avvocato Russo, con riferimento a questo auspicato passaggio di Taranto alla Basilicata, le reazioni, cioè come si sono interfacciati con voi gli organismi regionali pugliesi, e in che modo la Basilicata, gli organismi lucani si stanno ponendo? No, le istituzioni locali, a parte la provincia di Taranto, stanno boicottando il referendum, parliamoci chiaro, e forse perché non hanno compreso, ma lo posso giustificare, perché evidentemente noi siamo assistiti da una politica di nanni e ballerine, e quindi non sono in grado di capire l'importanza della proposta economica del referendum, e quindi non riescono a capire questi soggetti politici cosa vuol dire un'economia in Basilicata, perché Taranto è esposta al centro del Mediterraneo, il futuro è il Mediterraneo, e quindi pensate un po' all'importanza commerciale, turistica ed economica in generale di questa proposta. Mentre i lucani hanno risposto bene. Avete avuto già dei contatti? Abbiamo dei contatti con gli amici lucani, e che hanno risposto bene a questa proposta e stanno aspettando Taranto, ma anche per la Basilicata non ci devono essere remore, perché noi aiutiamo loro con le infrastrutture, dando loro il porto e l'aeroporto, perché ne sono privi, e loro aiutano noi per diventare città metropolitana, perché Potenza e Matera non possono diventare città metropolitana perché non hanno i requisiti demografici, Taranto sì. Quindi il progetto è quello di creare, progetto economico, l'area metropolitana lungo la costa ionica. Quindi l'invito ai comuni della costa ionica lucana ad aderire, a supportare il referendum nel loro interesse dal punto di vista economico.